Salve a tutti ragazzi, ben ritrovati sul canale, ben ritrovati sul canale appunto. Siamo oggi inizio una nuova serie, durerà molto poco, si tratta di un'avventura punta e clicca, ma molto particolare. Vedremo però i particolari dopo. Il gioco inizia qua. Agisci in modo da trattare l'umanità, tanto nella tua persona quanto nella persona di ogni altro, sempre allo stesso tempo come un fine e mai unicamente come un mezzo. Immanuel Kant. In principio era il buio, poi lentamente iniziai ad aprire le palpebre. Sentii un forte vento ed il pavimento sembrava ondeggiare. Improvvisamente mi resi conto di non essere a terra. Mi trovavo in alto, oltre le nuvole, rinchiuso come un animale in una gabbia metallica, collegata ad una macchina volante. Non lontano vi era appesa un'altra gabbia con un altro prigioniero. Salve straniero, vedo che non siete venuti a prendere so che non sono venuti a prendere solo me. Sono entrati di notte nella mia capanna e mi hanno rinchiuso in questa gabbia. Ora mi preoccupo per la mia famiglia, sono rimasti lì, completamente soli. Compaiono quando il cielo inizia a piangere con le lacrime di fuoco. Sembra rapiscano solo le persone segnate dal male. Le trasportano al castello con le loro macchine volanti e da lì nessuno fa più ritorno. Sono giunti nella nostra terra moltissimo tempo fa. Ironia della sorte, i nostri antenati gli aiutarono a erigere in questo luogo un castello. Nessuno allora, neanche nei peggiori incubi, sospettava quali fossero i piani. Non mi merito tutto questo, non sono cattivo, ho sempre condotto una vita semplice, cacciando per cercare di sfamare la famiglia. Sembra che la macchina stia perdendo quota, ci stiamo avvicinando al castello. La mia testa era colma di domande sulla situazione in cui mi trovavo. Qual era il motivo per cui mi trovavo in questo luogo? Si trattava forse di una punizione? Che cosa volevano da me? Guardate queste tavole, sono bellissime ed è uno dei punti di forza di questo gioco. Devo schiacciare? Sì. A differenza del mio compagno di sventura, io non ricordavo nulla. Nella mia mente prendeva forma solo l'immagine di una strana scultura sopra la cima di una montagna. Si trattava di una scultura a forma di mani rivolte verso il cielo. Tra di esse si trovava una statua di donna. Non sapevo di che posto si trattasse, tuttavia nel mio inconscio avvertivo il bisogno di trovarlo. Prima sarei dovuto però fuggire da questo posto orribile. La macchina atterrò su un piazzale posto all'interno del potente castello. Delle guardie dagli elmi cornuti mi hanno trascinato in una cella posta nella torre del castello. Passato del tempo, una delle guardie è tornata e mi ha parlato. Creatura indegna, presto scoprirai la sofferenza della tortura. Il posto in cui ora ti trovi spremerà fino all'ultima goccia del male rinchiuso nelle tue viscere. Figata di armatura comunque. Fino a quando l'argilla è nelle mani del vasaio, tutto è possibile. Possiamo ancora trasformare la tua anima marcia, nonostante le azioni con cui l'hai plasmata in passato. È ancora tutto da decidere. Ricorda che il pugnale di Industino ha due lame. Da un lato ci sono le torture, dall'altro tu stesso. Anche se ti può sembrare che nulla dipenda da te, in realtà dipende tutto da te. Tra poco ci rivedremo nella sala delle torture. Ok, allora, come vi dicevo, è un'avventura a punta e clicca, al di là del frame rate che non capisco perché sia così basso. Scusate un attimo, eh no, tanto non c'è la possibilità di modificare le opzioni. Qui abbiamo l'inventario, immagino, sì. C'è una testa, vediamo. Attenzione, il teschio. Vaffanculo. Oh no, ora dovrò tirarlo fuori in qualche modo di lì. Aspetta, panico. Il corvo è volato qui con qualcosa nel becco. Sembra una lamella metallica. Va bene. Allora, ho visto che qua aveva... brillava. Ho salvato la voce dello scheletro. Chissà, potrebbe essermi utile. Secondo me possiamo recuperarlo con questo. Frammenti di cranio rotto, no, qua. Grande!
L'occhio di cristallo, quest'ultimo emana una luce rossa. C'era altro? Credo no. Possibile che qualcuno dei miei predecessori abbia voluto lasciarmi in questo modo un messaggio? Sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 cose, solo la quarta. C'è la X. Puoi fare qualcosa. Il coperchio è avvitato, non sono in grado di aprirlo. Però così sì. Mamma mia! Qua è chiaramente un... Ah no, aspetta. No, aspetta. Dai. No. E che cazzo è qua? Mamma mia! Sarebbe piuttosto rudimentale. Ok, la gratta si solleva, primo passo verso la libertà, l'ho già fatto. Sembra che qualcuno abbia tenuto il conto del tempo passato in cielo. Volevo vedere se c'era qualcos'altro qua da prendere, ma non sembra esserci niente. Cos'è? Ho trovato un frammento di uno specchio. Si può camminare? Capo? Ah, non si muove lui. Ah, ok, non ho mica visto la freccia lì. Le sbarre sembrano piuttosto resistenti. Mamma mia, figata. Queste tavole disegnate così. Allora, questo è uno specchio. Devo ritrovare tutti i pezzi mancati dello specchio. Sospetto che abbia qualcosa a che fare con la statua dell'angelo. Possiamo mettere un pezzo? Ok, tanto lo mettiamo. Qua c'è un altro. Prendi. Ok. E... Cos'è che cazzo sono? Occhi per vedere, un cuore per sentire, luce per illuminare il buio. L'angelo di pietra ti mostrerà la via solo se soddisferai queste tre condizioni. Occhi per vedere, un cuore per sentire, luce. Ok, qua sotto. Abbiamo questo. Che cazzo serve? Ah, una candela, Aspetta, aspetta. Mamma mia. La candela è illuminata la stanza dell'angelo. Benissimo. Cuore vuoto. L'obiettivo oculare è vuoto. Allora, sembra un po' più complesso. Ok, io qua però non vedo molto altro da fare. Andiamo avanti. 3, 4, 5, 6, 7. La quarta era. Allora, prendiamo il frammento di specchio. Il frammento di sì. Da dietro. Cuore. Ho trovato un cuore di pietra. A quanto pare qualcuno ci teneva a nascondere questa piccola scultura. No, vieni giù. Se solo uscissi a far alzare il livello dell'acqua. Beh, a questo siamo sicuri? Ah no, aspetta, aspetta, panico. Perché vanno tutte giù. Aspetta, allora, la prima va giù. La seconda no. La terza sì. Ah, magari, aspetta, magari cominciando da questa.
Eccolo qua. Grande. E abbiamo anche gli occhi. Ci serve altro? Cioè, qua c'è un altro frammento di specchio. Grande. Dovrei avere tutto se non sbaglio. Vabbè, proviamo ad andare a vedere un attimo. Vediamo se abbiamo tutto. Sì, dovrebbe essere 4, quindi dovremmo averli. Allora. Vai. Lo specchio è già stato completato. Benissimo. Poi abbiamo gli occhi, se vi ricordate. Cliccarci sopra, ok, e l'altra qua. Gli occhi di cristallo sono fusi nelle orbite oculari dei teschi. Poi abbiamo il cuore. Mamma mia! Poi dobbiamo girare il suo specchio. Aspetta. Non mica formare. Ecco qua. Grande. Qua c'è qualcosa che luccica. Meccanismo. Voglio capire come funziona però. Mi sembra che qui manchi qualcosa. Devo trovare l'elemento mancante. Che è questo qua, tipo. E dove lo trovo? Ah, forse questo. Cazzo, è vero, non ci pensavo più. Va bene, la lamella faceva parte di questo meccanismo. E now? Ah, solo questi devo spostare. Cosa devo fare? Se non riesco a capire che cazzo devo fare. Ah, forse devono chiudersi a meccanismo, non vanno mica magari messi. Questo tipo qua. Non riesco a capire perché non mi sembra che abbiano. Questo è grosso, magari va qua. Ah, ok. Qua sembra essere questo. In teoria dovrebbe essere giusto, no? No, forse questo vanno invertiti. Questo qui non va bene. No. Grande, la porta del cappello ora dovrebbe essere aperta. Babini. Mamma mia. La grata mi ha tagliato la strada di ritorno, non potrò più tornare indietro. Guardate che bel disegno. Completamente distrutto. Ho trovato un teschio con degli strani ornamenti. Un attimo, ah no, boh, non credo ci fossero cazzo, delle note, ma non dice nulla. Va bene, allora c'è questo coso qui. Qualcuno ha svitato da questo dispositivo una leva, senza adesso non posso fare molto. Quindi dobbiamo cercare. Aspetta, un teschio qui, che cacchio ha il teschio lì, strano. Magari va qui il teschio.
fresco ci sono gli stessi segni. Ah, ok. Lo scheletro è occupato da segni enigmatici. Va bene. Quello era distrutto. Stesse palline. Adesso non so, bisogna trovare comunque una leva, quindi. È più probabile che 1000 corvi volino attraverso la montagna in fiamme, che tu, squalido uomo, passi attraverso le mie viscere. I miei cancelli sono chiusi per sempre per i peccaminosi. Vattene. Allora, l'apertura dà forma insolita. E quindi ci vuole qualcosa lì per tenerlo. Cioè per aprirlo. Allora, questo è il tizio che ci ha fatto il culo. Di qua si può andare, sì. Attenzione, qua c'è un mostro. Oh, non credevo che ci saremmo ancora incontrati. Come sei riuscito a sfuggire loro? Forse oso chiedere troppo, ma mi aiuteresti a uscire di qui? Ti darò qualcosa che potrebbe rendere la tua fuga nettamente più facile. Dietro di me in basso c'è una leva con cui potrei abbassare la mia gabbia e riuscire a raggiungere in questo momento Rasentar Miracolo. Tutto a caso della creatura che si cela nel fessore del pavimento, prima devi sbarazzarti del mostro. Credo che un buon modo per riuscirci sia darle da mangiare della carne avvelenata. Da qualche parte di questo castello deve esserci una cucina. Per favore cercala e prepara un boccone avvelenato adatto. Solo allora riuscirai ad abbassare la mia gamba. Riflettici, ti assicuro che ne varrà la pena. Va bene, lui... Aspetta, che cazzo è? Un bastone. Ah, la leva. Aspetta, allora, torniamo un attimo indietro. Torniamo un attimo indietro, per favore. Vediamo la leva cosa fa. Ora la leva è sul posto, ma non si muove. Sembra che debba ancora accendere questo dispositivo. Devo accendere il dispositivo. Lo schermo è completo, cercherò di attivare questa macchina. Attenzione. Ora riesco a vedere un muro coperto di strani simboli. Ok. Se ho più simboli che devo creare qui, però come l'attivo la macchina? No, un genio. Vediamo se riusciamo ad andare avanti. No. Mamma mia! Mamma mia il mostro! Quindi il segreto sta di là. Vabbè, ho capito, cioè. Il segreto sta di qua purtroppo non vedo nulla. Lui che parla, ma c'è solo questo, ma io non ho oggetti, quindi... Aperto da promesso. Altri non ho oggetti, quindi lì non riesco a fare nulla. Questo... Ah, aspetta allora, si possono cambiare. Allora, quel simbolo lì è un triangolo. Così. Aspetta, fanculo. Poi questo simbolo lì è una F. Una F. F. Capovolta. Questa. Questo simbolo... Panico. È una freccia, diciamo, più o meno. Giusto così per capire che cazzo è questa. E l'ultimo in alto è un 5. Questa, grande, il dispositivo è acceso, ora provo a spostare la leva verso destra. Vai. Sposta la leva. Grande. Eccola la chiave dalla forma insolita. Perché non posso muovermi? Perché non sento nulla? Questo posto maledetto mi ha sottratto tutto quello che avevi, i miei ricordi, il mio corpo, ormai tutto è perduto. L'unica cosa che mi è rimasta è solo un grande senso di colpa. Cosa ho fatto per meritarmi una simile, vile sorte? Ricordo di una grande macchina volante, una cella fredda e la scultura a forma di mani. Sono riuscito a fuggire, ho vagato per il castello, dopo ricordo solo dolore. Dolore senza fine, alla fine devono avermi preso.
Non posso più essere d'aiuto a me stesso, ma ho qualcosa che potrebbe esserti utile. Prendi questa chiave. Non è stato facile entrarne in possesso, tuttavia non mi servirà ormai più a nulla. Attenzione che abbiamo la chiave dalla forma insolita. È morto. Com'è un mucchio di ossa. Va bene, aspettate che abbiamo la chiave che usiamo, adoperiamo subitissimo qui. Zack. Cosa abbiamo combinato? Cos'è? Oh vacca! Devo mischiare i due cuori? Che cazzo devo fare? Cioè, devo arrivare a mischiare i due cuori, praticamente. Tipo così. Vacca puttana, però. Quindi? Perché qui è collegato qui. Così lo fa. Mamma mia, eh! Devo fare tutto il giro. No, dall'altra parte, ok. Così, no, aspetta, così, vai. Vai. Perfetto. Questo è a posto, in teoria. Ok. E adesso raggiungiamo l'altro. Dovrebbe essere difficile perché ormai è tutto a posto. Grande! Questo? Ho trovato un frammento del medaglione di pietra decorato con una sorta di ornamento. Questi due? Le strade sono già state separate, dietro di loro vedo una sala con un trono al centro. Vabbè, visto che di qua comunque non credo che possiamo andare perché c'è ancora il mostro, eccetera. Andiamo. Vediamo cosa troviamo di lì, attenzione. C'è un... Sarà meglio di infastidire questa creatura, sembra furiosa, potrebbe essere affamata. Sarà meglio... ok. Fialetta di veleno? Qua c'è un gioco. Ma guarda chi abbiamo qui, dovrei chiamare immediatamente le guardie, ma penso tu possa essermi utile. Nella stessa stanza accanto c'è una donna imprigionata in una gabbia, tra un attimo ti darò un coltello speciale. Prendilo e uccidi quella strega. Tenendo conto del fatto che sei finito qui, penso che questo compito non sia troppo impegnativo per te. Soltanto non lasciarti ingannare dalla sua innocenza, tenterà di raggirarti. Non provare a ostacolarlo, uccidila e basta. In cambio non ti sbatterò in cella e potresti anche ottenere qualcos'altro. Innanzitutto porta a termine la tua missione. Attenzione al coltello, che ha forma di chiave tra l'altro. Ibrida con lama. Il trono vuoto, chissà chi vi siede. Allora, di qua possiamo andare sia a destra che a sinistra. Qua direi che è tutto chiuso. Un altro passo avanti e potresti finire male. Uomo, se non ti uccido io, lo farà il ragno che vive oltre questa porta. Le sue zampe sono colme di veleno, una cui piccola goccia potrebbe in un batter d'occhio mettere fine alla tua miserabile esistenza. Con questa sostanza verde fabbrico frecce e lame avvelenate per gli abitanti del castello. Purtroppo da qualche tempo a questa parte di veleno ce n'è sempre meno. Si è rotto il meccanismo che conteneva di mantenere all'interno della sala le buone condizioni adatte alla produzione.
Il veleno che fluisce dalle zampe del ragno sulla grata nel pavimento ha cessato di essere pompato nei tubi. Il flusso è possibile solo quando la porta è chiusa ermeticamente. Il meccanismo che deve essere riparato si trova nelle fogne del castello, ma l'accesso è allagato. Ora devo fare da guardia a questa stanza fino a quando il guasto non sarà rimosso. Se la perdita di tenuta fosse più grande, il ragno potrebbe attaccare. Ma perché sto qui a raccontarti tutto questo? Vattene, non farmi perdere tempo. Sarà meglio non mettermelo proprio, ok. Ok, allora qua c'è la stanza del ragno dove c'è anche la tizia. Ma io direi che possiamo anche salutarci, ragazzi. Sì, dai. Ci salutiamo qui, ragazzi. Grazie per aver visto il video. Ci vediamo col prossimo video gameplay di questo gioco, che sembra parecchio interessante. Alla prossima.